Amiche e cari amici di Total Photoshop, bentrovati. Sono la Cri ed eccoci a un nuovo appuntamento con i tutorial di Photoshop. Ancora una volta siamo davanti a una splendida immagine acquistata sul sito di iStock Photo. Ovviamente se volete accedere al sito trovate il link alla descrizione di questo tutorial e questa volta vorrei utilizzarla per esplorare un po' un pannello che ci permette di sostituire il colore all'interno delle nostre immagini. Si tratta proprio del pannello sostituzione colore, quindi bando alle ciance, entriamo subito nel vivo di questa nuova chiacchierata e per non perdere il vizio, Command J o Ctrl J per duplicare il livello sul quale vogliamo lavorare, di conseguenza preservando il livello originale. Questo perché? Andiamo nel menu immagine, alla voce regolazioni e scegliamo proprio la voce sostituisci colore. Questo livello, anzi questo pannello di regolazione è proprio una di quelle voci che invece non ci viene concessa dai livelli di regolazione, proprio perché interviene sul livello e sui colori del livello stesso. Ecco perché andiamo, duplicando l'immagine, a regolare direttamente sul livello. Quindi sostituisci colore, vediamo un pochino che cosa ci permette di realizzare questo bel pannellino. Innanzitutto vediamo immediatamente in bianco e nero l'immagine della nostra fotografia. Ebbene sì, questa è l'immagine della mascheratura che stiamo andando a selezionare. Possiamo anche decidere di visualizzarla come l'immagine stessa, ma a mio avviso è molto più comoda vedere in bianco e nero, perché attraverso questo strumento, che è poi lo strumento di selezione del colore, il nostro bel contagocce, facendo semplicemente clic all'interno dell'immagine andiamo proprio a selezionare, faccio clic da un'altra parte, vedete, il colore dell'immagine che ci interessa sostituire ed ecco che cambia anche la mascheratura all'interno del nostro pannellino, in particolare la porzione bianca è quella selezionata, mentre le porzioni che dal grigio vanno verso il nero ovviamente sono mascherate. Il colore che abbiamo selezionato lo possiamo visualizzare in questo quadratino, ma non solo, perché con un semplice clic ci si apre il pannello del selettore colore ed ecco che possiamo selezionare in maniera un pochino più specifica proprio il colore sul quale vogliamo intervenire. Meglio ancora, abbiamo la possibilità di inserire i valori numerici all'interno appunto delle caselline. Torniamo qui con il nostro contagocce, facendo clic possiamo poi andare a sommare, ma lo vediamo dopo, anche il resto dei pixel colorati adiacenti a quelli azzurri che abbiamo appena selezionato. Vediamo che cosa succede muovendo invece i cursori che abbiamo qua a disposizione nella porzione sotto, perché questa è la porzione proprio dedicata alla sostituzione. Quindi, muovendo il cursore della tonalità, voilà che possiamo modificare il colore selezionato scegliendo la tonalità che vogliamo. E ancora una volta, facendo clic sul quadratino del selettore colore, ecco che nuovamente possiamo modificare a nostro piacimento il colore, o addirittura, sempre come abbiamo visto prima, immettere i valori numerici. Diamo un bel ok e creiamo questo panorama così irreale, fantastico. Dicevo che possiamo anche andare a sommare per regalare insomma alla nostra sostituzione una maschera un pochino più precisa le altre zone, e in particolare con lo strumento contagocce contrassegnato con un simbolo più, ecco che possiamo andare ad aggiungere le altre aree che vedete che qui non erano selezionate. Ma attenzione, non fate come ho fatto io, dovete prima togliere il flag dalla voce cluster di colori localizzati. Questo ci permette di andare ad aggiungere i pixel colorati adiacenti a quelli che stiamo selezionando e ci permette così, aggiungendo clic dopo clic, di perfezionare appunto la maschera della nostra selezione. Ovviamente possiamo modificare anche la saturazione del colore scelto e la sua luminosità. Voilà. Bene, creiamo un'immagine così irreale. Andiamo a toccare anche i valori della tolleranza in modo che sia la nostra modifica un pochino più aderente soltanto al colore del cielo che abbiamo selezionato, lasciando un pochino in pace i colori, anche se questi riflessi è giusto che ci siano. Andiamo a modificare la saturazione del nostro colore e a scegliere una tonalità veramente irreale,
che ne dite di questo fucsia? Io direi che è un bel ok. Certo, non lo potremo decisamente stampare, ma questa finestra di dialogo ci permette, muovendoci in maniera veramente rapida, di andare a modificare il colore nelle grandi campiture e in immagini che ci concedono la selezione delle campiture e dei colori adiacenti ai pixel selezionati. Diamo un bel ok, ecco che nel nostro nuovo livello abbiamo le due opzioni tra l'originale e la modificata e ci vediamo la prossima volta, perché no, per realizzare qualcosa di particolare. Ciao a tutti e alla prossima dalla Cree.